Stato membro sta adottando delle misure rispetto all'emergenza del coronavirus. Applichiamo un regime e delle misure restrittive più rigorose. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute. Bonaccini, lei è stato il primo governatore a vietare passeggiare nei parchi, jogging. Se qualcuno si lamenta perché non può correre per chilometri, magari senza rispettare le regole, lo porto con me in un reparto di terapia intensiva e vedrà che capisce al volo di cosa stiamo parlando. Abbiamo detto quindi no all'attività motoria in generale, non perché rappresenti il primo fattore di contagio, ma perché volevamo dare il senso che il regime delle restrizioni dentro cui eravamo doveva essere molto severo e molto stringente per tutti. C'è bisogno di uno straordinario sforzo italiano ed europeo, ma su questo appena lo dico mi cade anche la lingua, perché come si fa? Come si fa ad avere ancora una qualche fiducia in questa Europa? Io mi chiedo, perché ci sarebbe bisogno di un eurobond per la ricostruzione, di una grande solidarietà in cui tutti insieme affrontiamo quello che sarà il dramma del dopo. Arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Abbiamo avviato una produzione potenziando con tutti i mezzi, i potenti mezzi del Sistema Italia. In Campania sono arrivate 552.000 mascherine. Queste cose, ma ci vuole veramente una fantasia accesa per definirle mascherine. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso all'attività d'impresa. Ci assumiamo noi la responsabilità della conduzione di questa battaglia. Ci sono medici, infermieri, strutture sanitarie stressate senza dover ricorrere a queste insopportabili retoriche della guerra, del soldato. Sono persone che fanno straordinariamente bene il loro dovere. Ormai abbiamo tutta l'Italia che è in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda, ma quando lavoriamo? Credo che abbiamo verificato tutti quanti che queste videoconferenze 9 volte su 10 sono una perdita di tempo. Produrranno, credo, soltanto delle mutazioni genetiche. Ministri geneticamente modificati. Una testa di tablet, diciamo. Inizia la fase 2. Cosa succederà dal 4 maggio? Aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Se io vado a trovare mia moglie adesso, vado a trovare l'amico. Pericolo è uguale. Mettetevi ben seduti e capite la roba che è fondamentale che ci diciamo guardandoci virtualmente nelle faglie del corpo. L'emergenza non è finita. State tranquilli, ce la faremo. Marceremo uniti, compatti. Se ami l'Italia, mantieni le distanze. Rimpariamo. E rimpariamo anche a fare i dolci a casa. Rimpariamo a fare le pastiere. Le prime saranno la salseria. In confermarlo in termini di lavoro tecnico. È un lavoro che tecnicamente significherà. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terrapiata più. Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, con il governo, con i politici, con le regioni. Oppure invece possiamo operare un'altra scelta. Pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità. Gli italiani sono 30 anni che sono sommersi di retoriche. Siamo esattamente con tutti i problemi di 30 anni fa. Non se ne può più.